Roberto Zammarini, primo gol in Serie B, un gol coinciso con la prima vittoria casalinga nell'ultima gara del 2020, non si poteva chiedere meglio. No, no, infatti siamo molto contenti, sono contento personalmente, ma anche a livello di squadra soprattutto, perché era importante per noi oggi fare risultato, dopo che veniamo da due partite che non abbiamo raccolto quello che volevamo, quindi siamo molto contenti e adesso abbiamo l'ultima partita nel prossimo, nel nuovo 4, e dobbiamo andare anche a Salerno a cercare di far punti. Vieni sempre citato come esempio positivo di uno che ci crede sempre, che è sempre presente, che dà sempre il massimo. Il mister ha detto per lui un allenamento, una partita non cambia. No, no, sì, io alla fine cerco sempre di divertirmi, sia in allenamento che in partita, cerco sempre di aiutare la squadra e dare il massimo per ottenere risultati. Sono contento. Ti eri già affacciato, diciamo, in grande evidenza quest'anno con la regina, poi c'è stato un infortunio che ti ha un po' frenato. Insomma, questo gol, diciamo, completa un po' questo tuo percorso di inizio stagione. Sì, no, assolutamente, con la regina avevo fatto una bella partita, dopo è stato un infortunio, però comunque sono contento di essere tornato, sto bene e cerco di aiutare la squadra in qualsiasi momento. In qualsiasi ruolo. Sì, no, sempre a disposizione del mister. E questo primo gol a chi lo dedichi? Ma dedico sempre alla famiglia e alla ragazza e anche vorrei fare un pensiero a Gavazzi che purtroppo ci starà ancora un po' fuori dal campo, però noi gli staremo vicino. E questo 2020 per te come è stato, tracciare un bilancio? No, diciamo che è stato positivo. L'anno scorso comunque sempre qui abbiamo fatto un ottimo campionato andando vicino a arrivare in Serie A e quest'anno penso che comunque avendo cambiato tanto stiamo facendo il nostro campionato. Meritiamo qualche punto in più, però sono sicuro che recupereremo. È un peccato non avere tifosi, insomma, dopo il gol, sarebbe stata una corsa liberatoria No, incredibile. sicuramente i tifosi ci mancano tanto, ma speriamo che nel 2021 possano tornare anche loro a darci una mano.